E bentornato anche al nostro primo ospite, che è un super volto di Rai 3, con cui siamo già collegati, un nostro grande amico che è Domenico Iannacone. Ciao Domenico! Ciao, ciao! Hai visto che abbiamo iniziato con una bella notizia e la prossima che diamo è che tu domani sera ricominci su Rai 3 alle 20.30 con Che ci faccio qui? Sì. Che io poi non ho mai capito, ma c'è il punto interrogativo o no? No, non c'è il punto interrogativo. Che ci faccio? Non c'è il punto. È assertiva la cosa. Poi lascia aperta ogni possibilità. Esatto. È una serie che è stata girata prima del blocco, quindi è una serie che racconta come eravamo appena due mesi fa. Ed è una serie che va a toccare tanti elementi che oggi sono nell'agenda politica, quella proprio del confronto nel paese, vale a dire i temi dell'immigrazione. Le prime due puntate sono dedicate proprio a Rosarno, sono stato poco tempo fa proprio in quelle campagne tra gli invisibili della piana di Gioia Tauro, dove chiaramente molti diritti vengono completamente annullati. Senti, e naturalmente... diciamo, la tua vicenda, il tuo racconto di Rosarno si sposa con la notizia della settimana. Ecco, che cosa ne pensi di questa sanatoria di tre mesi proposta da alcune forze di governo? Ma io credo che si dovrebbe fare un intervento più deciso, perché la sanatoria di tre mesi ricreerà il problema tra un po'. Io credo che ci sia molta ipocrisia attorno alla questione dei migranti. L'anno scorso c'è stato tutta l'estate diciamo un confronto serratissimo tra le forze politiche per lo sbarco di 50 migranti al largo di Lampedusa. Qui c'è un problema invece più ampio, intanto di conservazione del concetto di sanità pubblica, perché comunque molte persone invisibili, non tracciate, vivono in condizioni che sono disumane, e chiaramente quelle fanno parte anche di una più possibile sicurezza per tutti. E poi sono braccia che lavorano e che servono. E Domenico, noi ci ricordiamo Domenico, di questo soltanto quando ne abbiamo bisogno. Ti interrompo perché hai usato un'espressione, non so se l'hai fatto apposta, ma ho messo i brividi. Hai detto persone non tracciate. Oggi noi usiamo l'espressione tracciare legata all'immunità, legata al virus, no? Qui parliamo del virus di vivere, se mi passi l'espressione. Cioè sono persone che hanno il difetto di essere vive, di volere vivere anche loro una vita decente, diciamo così. Sì, ma poi sai, c'è un meccanismo di completamente disarticolazione nel paese. Cioè noi da una parte vorremmo le nostre tavole piene, vorremmo la frutta mentre da mangiare, vorremmo gli ortaggi, vorremmo tutto quello che ci serve, però dall'altra parte poi facciamo resistenza per riconoscere dei diritti che sono sacrosanti, che sono diritti inalienabili delle persone. Guarda, quelle immagini che tu vedi sono di casolari abbandonati, guarda in che condizioni, guarda in che modo ho incontrato lì una persona che vive da 10 anni senza aver fatto ritorno in patria, senza aver visto più i propri familiari. Allora noi ci lamentiamo di essere stati 2 mesi chiusi in casa, no? In questo isolamento forzato, di non aver potuto parlare con nostra madre, con nostro padre, con i nostri figli, magari se non vivono con noi. Lì 10 anni, ecco, questa cosa ti dà la dimensione di come sia grande il divario dei diritti in generale. Ma non c'è dubbio. Senti Domenico, tu dicevi giustamente prima, e questa è anche una delle cose che renderà bello vederti domani sera, perché tu hai fotografato un mondo, possiamo dire, ante-coronavirus, no? Prima. Adesso noi guarderemo queste immagini anche alla luce della nostra esperienza. Ti chiedo, tu avrai visto come noi in questi giorni le foto delle file davanti ai banchi dei pegni. Ti domando, nei tuoi viaggi all'incontrare gli ultimi della Terra, ecco, aggiungeresti una puntata adesso anche sulle le vittime del coronavirus, vogliamo chiamarle così, le vittime della crisi economica? Certo, io probabilmente girerò altre 2 puntate in corso d'opera, perché queste saranno come un volo radente, io dico sempre alla Wim Wenders, no? su macerie che non sono quelle architettoniche ma proprio quelle degli uomini. È chiaro che il paese, la tenuta è una tenuta indebolita, che avrà dei problemi in futuro perché si acuiranno le crisi. Noi abbiamo bisogno però proprio in questa fase di riscrivere un nuovo alfabeto emozionale, proprio comportamenti nuovi, e questa serie aveva come impegno quella di declinare le puntate come se si scrivesse una nuova costituzione di tutti gli esseri viventi, e dentro ci mettevo anche gli animali, oltre che le persone e soprattutto l'ambiente. Sono tutti temi che in questo momento noi abbiamo discusso, ci hanno fatto paura perché è successo quello che è successo, però da questo momento in poi deve cominciare un nuovo, come dire, umanesimo anche. Dobbiamo ricominciare anche a gestire Domenico, la nostra dimensione dell'uomo nel mondo, senza essere
senza essere molto, come dire, egoisti. Ecco, volevo salutarti, proprio volevo che tu ci regalassi alla fine una parola. Noi siamo un programma di parole, quindi una parola che racconti quello che è il tuo programma, ma che quello che sei anche tu adesso, in questo momento. La parola che mi viene è solidarietà. Ecco, questa è la parola che vorrei che ci fosse in giro oggi, ma nel prossimo periodo. E noi ti guarderemo domani sera. Tra l'altro vi dico, dopo le prime due puntate su Parlare di Braccianti, ce n'è una bellissima ambientata, se dico, nelle periferie di Roma, dove vedremo un particolarissimo sport, il calcio sociale, dove nessuno può segnare più di 3 gol. Dal quarto in poi deve passare la palla. Non vedo l'ora di vederlo. Magari chissà che la FIGC magari prenderà qualche esempio da questo regolamento. Esatto, magari inventeremo un nuovo modo anche di giocare vedere il calcio. Non credo. Ciao Domenico, in bocca al lupo per domani, ciao. Grazie molto.